Cecilia e Ignazio partono di nuovo per un weekend, ma Cecilia esagera sempre e fa come sempre un trasloco. Siamo pronti per un ennesimo trasloco di 2 giorni, ovviamente, giusto 2 cosine. Siamo pronti? Ah, che bella vita voi che fate, eh? Dottoressa carissima Rodriguez. Partenza, ti trasferiamo. No, ho portato le cose per stare 6 mesi al Polo Nord. Imparerò anche a gestire questa situazione, però non si sa mai. No, infatti è giusto portare cose per 6 mesi quando siamo via 2 notti. Eh? 4 ore per la valigia? No, 4 ore non c'è. Ma va, dai. Eccoci arrivati nella nostra casetta per il weekend. Abbiamo anche in dotazione una signora. Ah, ma è lei, signor Rodriguez? Si occuperà della cucina, delle pulizie. Qui è la nostra stanzetta, molto carina. Cucinetta super. Lì c'è la stanza per Ercolino ed Aspi. Stasera dormite lì sopra voi due, sul soppalco. Sei pronto Ercolino? Aspi? Prontissimo direi. Adesso poi domani penso che ci sarà una vista mozzafiata. Da qui ve la farò vedere domani. Ignazio ci mostra la casetta, il panorama ce lo farà vedere domani mattina. Adesso è buio, comunque già sembra bellissimo.